a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video di T93, dove vi dovevo portare come promesso la mucchina fatta in casa o il gel disinfettante, ma i corrieri Amazon hanno un po' di difficoltà in questi giorni e li capisco e non li biasimo. Anche lascio comunque altri link utili in descrizione, tra i quali anche come fare con Arduino il proprio respiratore, che sembrerebbe una cosa plausibile, però c'è un componente che costa 500 euro, insomma non è il massimo. Poi Arduino, amico tuo? Arduino è questo qua. Ah, ok, un saluto no, a Arduino. Arduino è un sistema. Ma dimmi perché non lo so. Ok, Arduino è una roba programmabile. Minchia, che spiegazione! Piero Angela! È un dispositivo programmabile con configurazione input-output e già un set di clock apposito sopra con la sua memoria, interfacciabile con moltissime altre cose, con varie alimentazioni. Se si programma in C. Che è boh, sì, che programma in Arduino, ma è uguale a C. Ma tornando a noi, dicevamo, oggi come vedrete sullo sfondo e come vedrete ho anche l'assistente che ci interrompe, ma fa bene perché sennò io non mi fermo mai. Esatto, dicevamo, fermati. Esatto. Per tirare su comunque il morale in questa atmosfera cupa di questi giorni, andremo a parlare di nuovo di Paint by Numbers. Cos'è Paint by Numbers? Ah, me lo puoi spiegare tipo Piero Angela? Certo, deve spiegare anche lei. Allora, che cos'è? Vediamo se mi ricordo. È un, come posso dire, un passatempo? Sì. È l'alternativa ai puzzle, è un puzzle un po' più alternativo. Lo spiega io tu? Sì, boh, però taglia corto, che sennò gente ci saluta. È un puzzle alternativo dove praticamente tu hai questa immagine e ci sono tipo tante aree sezionate, così guardate come seziono le aree, con dei numeretti, e praticamente vi danno la vostra palette di colori e voi in base al numeretto che vedete sul disegno ci mettete la tempera che è del numero ovviamente del colore del vostro quadratino, comunque forma X. Esattamente, praticamente potete rifare i dipinti e solo vi danno, di solito vi danno i colori, voi pitturate tipo il verde e il colore 5, voi trovate la zona con il numeretto 5, colorate. Ma se volete vedere meglio cos'è, ho già fatto un video su queste cose che vi lascio in descrizione qui? Forse anche no, qua sopra, boh, là, qua su, un po' dappertutto. Ma non è quello il problema, perché non mi piace ripetere video, infatti non lo faccio quasi mai. Questo qua è un approfondimento sul video. E perché approfondimento? Beh, perché questa volta potremo convertire qualsiasi foto che a noi piace in un paint by numbers da fare da noi. Però ci sono due cose. Allora, c'è questo link a questo sito che voi mandate la foto, loro ve la convertono e vi ridanno i colori, i pannelli e la tela. E costa sui 30 euro. Beh, se c'è una bella foto che magari vale la pena. Perché come regalo, è un ottimo regalo per una coppia. Di compleanno, di Natale che è tardi, di Pasqua non si fanno regali, quindi fate voi, insomma. Esatto. Mentre quello che faremo noi è una cosa per chi non vuole spendere, che magari ha già della tempera o dei colori a casa, e niente, ci mettete la foto e in base ai colori che selezionerete vi ritornerà il vostro paint by number personalizzato. Completamente gratuito. Esatto. C'è un video dove servono le tempere, le foglie di carta, la stampante. Boh, vabbè, ok. Boh, però ci servono queste cose qua. Ma vediamo come si fa. Per prima cosa scegliete una foto. La caricate sul sito che vi lascio in descrizione, PNBFI, quella roba lì. Ok. Poi selezionate i colori, cercate di usare una foto con pochi colori. Più colori ha, più diventa complicata la foto. E con colori mi coserei di aggiungere, coserei in italiano. Che abbiano diverse tonalità di colore, cioè nel senso che non siano tutte sfumature di blu, tutte che abbiano abbastanza colori diversi tra esatto, loro. Esatto, sceglietevi una foto facile almeno all'inizio. Dopodiché la caricate, selezionate i colori che verranno presi per la vostra palette di colori e selezionate prima la conversione in come viene, per avere un'idea di come viene il risultato finito senza i numeri. Se va grada e se avete scelto i numeri giusti, potete passare a scaricare l'immagine, quella con i numeri. Ma vediamo in pratica di cosa sto parlando. La foto originale di cui dovevamo fare oggi è questa, il mitico gatto di assistente. Ma no, non importa. Questa comunque è qua in sovrappressione. L'abbiamo stampata insieme alla palette di colori sotto,
così avevamo un riferimento perché i colori dovevamo farli, quindi mischiando i vari colori come starete vedendo in sovrappressione. Bene, una volta che l'avete fatto è colorato i numeri in base al colore della palette. Noi avevamo iniziato dicendo volevamo fare tutta la palette di colori e poi abbiamo detto ma facciamolo un po' per volta in base a quello che così facciamo per ordine, esatto. Che se no riempivamo il piatto di colori che non sapevamo. Poi vi arriva, ecco, poi praticamente poi... dovete stampare questo, esatto, questo, aspetta che avvicino alla telecamera. Questo praticamente, come vedete, è blu. Boh, no, ve lo stampo comunque in sovraimpressione. Questo è quello che dovete colorare. Stampatelo su un foglio di cartoncino se ce l'avete, che sarebbe meglio, perché le tempere o gli acquarelli, o l'acquarello è meglio di no, che è troppo trasparente. Voglio acquarelli no. Tempere o di... acrilici, ecco, acrilici, ecco. Se no vi imberlano tutto. Imberlano. Vi sgrumbulano, vi... insomma, l'umidità vi increspa tutto il foglio, quindi usate un cartoncino se potete. E il risultato finale fantastico, la nostra opera d'arte è proprio fotorealistica, una cosa impressionante, ragazzi, non ci crederete che abbiamo fatto noi. Cioè, c'è gente per strada, che in realtà non è per strada, ma gente in live stream che ci diceva: oh, ma questo è un Van Gogh? No, è impossibile. No, la gente che si va a pestare a farci complimenti, ci volevano di casa apposta. Ci volevano denunciare per dire che noi stavamo copiando, stavamo facendo... No, è tutta roba nostra, promesso. C'era gente che non poteva uscire di casa, si fiondavano in strada per vedere il nostro disegno che... Esca il Federico. Allora... c'è da dire che non è male come disegno, se non fosse che siamo daltonici. Non è vero, non siamo daltonici. No, non siamo daltonici. Però in questo caso... siamo che abbiamo sbagliato un paio di tonalità, un bianco, c'era un bianco che doveva essere azzurro, abbiamo fatto troppo azzurro, un grigio che doveva essere verde, abbiamo fatto troppo verde. Però insomma ho un gatto simpatico. È un gatto bello. Il nero utilizzato, come vedete, non ha sfumature, ma sapete perché non ha sfumature? Perché ho utilizzato il nero più nero che c'è che si possa comprare, che non è il Vanta Black, ma è questo nero qua, che vi lascio il link in descrizione perché ci ho fatto un video pure su questo. Non buttare giù il Federico! Il Daimo! Guardate che bello! Dai, già è bello mio gatto di mio, come posso vantare con il gatto. Guardate questo qua, è bellissimo! Bellissimo! A parte la mia genitrice, che saluto, che non ha visto che era un gatto. Per oggi è tutto, spero stiate bene, mi raccomando state in casa, sapete com'è il periodo. Siate sempre curiosi, non così tanto curiosi però da uscire di casa. Niente, speriamo per il prossimo video di riuscire a fare questa mucchina, se no mi dovrò inventare qualcos'altro. Sappiate che ogni domenica alle 16 su questo canale trovate un video che esce. Non so, devo dire una cosa importantissima ma non mi ricordo quale. State a casa, quella è la cosa importantissima. Quella è sicuramente la cosa. State a casa, trovatevi qualcosa da fare, pulite, sistemate. Ecco quella è la cosa importantissima. Se non sapete cosa fare, ho più di 150 video su questo canale di curiosità che dai un po' vi piaceranno, magari sì, non c'ho l'esperienza che ho adesso e comunque anche adesso i video non è che vengano così bene. Ma per oggi è tutto, grazie per la visione e alla prossima, da T93 e assistente. C'è da dire una cosa, io volevo fare un ringraziamento a mamma T93. A sua mamma, senza la quale non avremmo avuto le tempere. Certamente. Perché dovete avere le tempere. E noi non ce l'avevamo le tempere. Grazie, genitrice.